Liberi.tv Riccardo Cristiano, ci troviamo proprio nel centro storico di Nicastro e stiamo seguendo un'iniziativa organizzata da Impressioni Mobili e Open Space per valorizzare proprio il borgo di Nicastro. Stiamo attraversando la parte vecchia, i palazzi nobiliari, alle mie spalle c'è il Palazzo Statti, molto conosciuto, con la compagnia e soprattutto con l'esperienza di professionisti quali archeologi e storici dell'arte. Adesso verrete con me, faremo delle interviste di strada e chiederemo anche ai partecipanti come si stanno trovando e se questa iniziativa effettivamente è riuscita come così appare, perché i partecipanti sono più di 50, quindi una carovana molto lunga che si sta snodando nelle viuzze di Nicastro per conoscerla meglio. Non posso continuare la mia. La storia dei palazzi che abbiamo visto. Adesso avremo un momento in cui leggeremo qualcosa da alcuni libri che abbiamo portato. Chiunque è libero di leggere, se vuole, una pagina, un pezzo di libro. E poi oggi per la prima volta abbiamo il grande piacere, dopo 12 tappe di Impressioni Mobili, il maestro Mario Migliarese, che viene da Petronà, giusto? Che viene da Petronà, al professor Mario Panarello, a Teresa Vescio, in particolare lui, Antonio Vescio, perché questo percorso lo abbiamo costruito come Open Space, ma soprattutto grazie al suo aiuto. Senza di lui non avremmo fatto questo. E poi anche grazie. In realtà non facciamo proprio una scelta accurata, però a caso, spesso e volentieri, non so perché, abbiamo una buona stella, riusciamo a trovare delle cose che sono particolari, estemporanee a questo castello, misto all'esistenza e ai racconti delle nonne e delle mamme, ma soprattutto delle nonne, sull'esistenza di queste fiabe e di queste streghe. Per cui io vi leggo un piccolo pezzo che va letteralmente i panini che Caterina aveva avuto la prudenza di conservare. Non si guardavano intorno, né si dicevano neanche una parola. Sì, diciamo, ho fatto un po' di...
Allora, cosa pensi di questa, diciamo, iniziativa di Open Space e Impressioni Mobili per rivalutare il borgo di Nicastro, ma soprattutto i palazzi nobiliari? Allora, i ragazzi di Open Space sicuramente sono stati non bravi, bravissimi, quindi i miei complimenti a loro che hanno pensato a questo percorso e sono riusciti a realizzare questo percorso, ovviamente grazie a tutti gli esperti che sono venuti, hanno appunto ci hanno istruito su tutte questi bellissimi monumenti, questi bellissimi palazzi che noi abbiamo. È stato un bel momento per rivivere il nostro territorio tutti insieme in felicità, come solo Open Space sa fare. Ma tu avresti mai immaginato che magari, sai, chi è di Nicastro, alcuni palazzi li conosce solo per sentito dire, che ci fossero proprio dei luoghi così belli, magari da camminare, da visitare, e che poi ci fossero anche persone che sanno la storia e la possano divulgare ancora oggi? Allora, generalmente no, non sono sempre conosciuti. Noi, lui è il mio collega Marco, col servizio civile abbiamo svolto durante quest'anno anche altre visite. Effettivamente, come dici tu, non tutti conoscono queste zone, o comunque se le conoscono non conoscono la storia, però questi sono, diciamo, degli ottimi momenti per riscoprirci tutti quanti e per rivalutarci, soprattutto dopo 2 anni in cui siamo stati chiusi, riscopriamo tutto questo. Roccaie, estraneo, un po' estraneo alla cultura napoletana, se voi osservate il repertorio ornamentale della decorazione napoletana, vi accorgete che i motivi asimmetrici sono famiglie di Nicastro. Fossero messe in competizione per la costruzione di questi palazzi decorati, questo è straordinario. Nelle aperture della parte bassa, in origine probabilmente finestre non balconi, poiché questi balconcini sono ottocenteschi. Le finestre della parte alta, ovviamente l'architetto cosa ha fatto? Probabilmente l'architetto ha fornito il progetto di un palazzo organico, ma non poteva essere le maestranze serresi. Nicastro era un centro confine tra le maestranze di area cosentina e le maestranze di area serrese, quindi operano sia maestranze roglianesi, alchiliesi, ma anche tu che sei praticamente addentrata soprattutto dal punto di vista del chiostro, però fai queste passeggiate, hai partecipato oggi. Ti sembra un'iniziativa da riproporre magari, non so, anche in altri luoghi? Perché io vedo che è partecipatissima. Certo, perché qui a Lamezia purtroppo mancano queste iniziative e noi ragazzi, ma anche le persone di tutte le età, sono interessate a conoscere Lamezia. Io per prima, che vivo in un posto del genere, voglio conoscere il posto dove vivo. Perché se ad esempio qualcuno mi chiede quella statua cosa rappresenta, quel palazzo, cosa mi puoi dire di quel palazzo, io voglio saper rispondere. Sei una delle poche che dice queste cose, lo sai perché? Perché effettivamente, Maria, ti viene a trovare una persona da fuori, della Calabria. Dove mi porti? Esatto, e tu dove lo porteresti, ad esempio, adesso che hai conosciuto questi posti? Io, non so, guarda, ti voglio far fare un giro, qual è il primo posto che sarebbe la prima meta? Guarda, c'è l'abbazia di Lamezia che è molto bella. Ma beh, la cosa più sciocca, tra virgolette, da dire è le terme. Però in realtà anche il Palazzo Statti dentro è stupendo, è bellissimo. Quindi noi invitiamo le persone a partecipare non solo alle iniziative di Open Space e Impressioni Mobili, che comunque da sempre, diciamo, favoriscono la cultura e la conoscenza dei luoghi, ma soprattutto a venire a Nicastro e a scoprire Nicastro. Ovviamente, sì, è bellissima e si mangia molto bene. Il cibo conta. Sì.
Stiamo facendo un percorso guidato da professionisti che ci stanno facendo scoprire luoghi della nostra città di Nicastro che non conoscevamo, comunque li conoscevamo in maniera marginale. Soprattutto non è vero che le persone, non più giovani o i giovani, secondo me nessuno la conosce veramente Lamezia. Questa può essere un'iniziativa da calendarizzare e quindi da storicizzare. Certo, certamente. Io conoscevo buona parte degli edifici che hanno mostrato, ma non ne conoscevo la storia. Io sono nata qui, ma non ne conoscevo la storia. Per me è stata un'opportunità, quindi certamente, magari, sarebbe auspicabile. È un modo anche di passare il tempo. Oggi è sabato, le persone magari di solito vanno al mare, però magari vogliono fare un turismo un po' più esperienziale, quindi conoscere la storia, magari anche degustare, perché si parlava anche di cibo. Insomma, è anche un bel modo di vivere la città. Certamente, è un modo di promuovere anche la città, un po' di promozione non farebbe male. Forse la pubblicità maggiore la facciamo noi, non tanto magari il Muccino di turno, lo spot di turno, siamo noi, diciamo, la pubblicità vivente. Senz'altro, no, escludiamo quelle promozioni folcloristiche che non dicono nulla, mentre invece ci sarebbe ancora tanto da dire. Ho avuto modo di poter ascoltare in altre occasioni lo stesso Mario e posso dire che è probabilmente una persona che ancora può dare molto e che bisogna sfruttare insieme a tutti quelli che si sono prestati a questa opera di divulgazione. Veramente complimenti. Quindi ci aspettiamo altre sorprese. Allora, siamo, ripeto, sempre qui con Impressioni Nobili a scoprire o riscoprire Nicastro, soprattutto i palazzi antichi, e questa volta in mia compagnia c'è Ippolita Luzzo del regno del Litweb. Quindi tu sai tante cose di Nicastro, penso che le hai vissute anche. Cosa ci puoi raccontare? Sì, in più ho molto scritto sul Corso Numistrano, sul Corso Giovanni Nicotera, sullo sciupio che c'è stato di una storia così importante. Prima il professore Mario Panarello ci diceva quanto fosse importante, vivace Nicastro nel 500 e nel 600, quanto fosse ricca, tant'è vero che era in grande unione con Napoli. Moltissimi nobili avevano il palazzo qui a Lamezia e poi il palazzo a Napoli. Quindi c'era questa linea diretta, Nicastro-Napoli, e anche le viabilità era diretta proprio per Napoli, la via per Napoli. E insomma, abbiamo visto il Palazzo di Ippolito prima, ci auguriamo, recentemente acquistato, ci auguriamo che chi l'ha acquistato riesca a ridonare al palazzo quelle che erano le bellezze che il palazzo aveva. Ma noi speriamo davvero che queste cose possano servire soprattutto a noi che comunque non conosciamo alle volte Nicastro, ma anche a quelli che vengono da fuori. Ma se non siamo prima noi a conoscere i nostri luoghi, come possiamo pretendere che li conoscano gli altri? Sì, io prima dicevo anche al professor Panarello, lui è più giovane di me quindi non si ricorda, che negli anni 60 Lamezia era bellissima, Nicastro era bellissima, poi abitavo proprio a ridosso sul corso, era bellissima, e la chiesa di San Francesco, quella dove ci sono le scale per sì, andare al carcere, non so se avete, nessuno si ricorda, anzi io faccio un appello da questa televisione perché nessuno si ricorda quel bellissimo giardino che c'era al primo piano delle scale, era un giardino grande, immenso, dove adesso c'è la casa del prete. Bene, e poi c'era l'entrata barocca, c'erano le due scale e l'entrata barocca, un portale bellissimo era della chiesa di San Francesco. Chiunque abbia una fotografia, perché io non trovo nessuna fotografia, nemmeno lui si ricordava. Allora. Sì, facciamo questo appello per ritrovare il giardino della chiesa di San Francesco, che ora si chiama chiesa di Santa Maria Maggiore, ma che era una chiesa, è ancora bellissima, ma prima aveva una bellissima facciata barocca. Tutti questi palazzi abbandonati che noi non conosciamo. Questa giornata è molto importante perché non solo ce li fa scoprire, ma facciamo un passaparola per altre volte. E assolutamente sì, voglio dire, ma paradossalmente non dovrebbe essere un passaparola, ma dovrebbe essere un qualcosa che affiora in ciascuno di noi, cioè il fatto di conoscere la propria storia, il proprio paese, le proprie origini, le proprie tradizioni. Probabilmente anche una forma di, come dire, di pigrizia. Ci deve essere sempre un qualcuno che ti stimoli per vederle e per
girare un po'. Però a me sai cosa capita? Io per esempio abito a Cleto, a me capita che di volta in volta, tipo, io adesso abito a Cleto e quando sono arrivato volevo imparare la storia di Cleto, perché se viene qualcuno a trovarmi, ma io che gli dico, andiamo al castello, però poi non gli racconto nulla, quindi io ho imparato un po' di storia di Cleto. Sarebbe bello se magari, non lo so, si invitano degli amici ogni tanto a visitare la nostra, cioè Nicastro, e si dice guarda c'è questo palazzo. Bellissimo, allora io comincerei già dai bambini, dalla scuola, no? O no? La scuola sarebbe la cosa fondamentale, perché i bambini sono quelli che magari potrebbero davvero imparare ad apprezzare i luoghi, quello che si diceva prima, il lassismo magari delle istituzioni, può diventare invece qualcosa che il singolo, magari facendo parte di un'associazione, oppure non lo so, un gruppetto di amici, lo riscoprono e dicono guarda, lo raccontiamo anche in maniera social. Ma io adesso già stavo dicendo... Posso spezzare una lancia? No, per certi lamettini come me, come tanti altri. A me è capitato decine se non centinaia di volte che arrivano persone da fuori e io le accompagno qua e vanno in estasi. E io quindi anche per questo ho dovuto imparare, oltre che per la mia diciamo curiosità e passione personale. È bellissimo il nostro centro storico. Molti non lo sanno, non lo vogliono sapere, però sbagliano. Cioè dobbiamo essere noi i primi cultori della bellezza, lo dobbiamo riconoscere. Non siamo in grado di riconoscere la bellezza. Però tu hai detto che una cosa molto interessante è la curiosità. Cioè se tu hai curiosità della tua città, allora trasmetti questa curiosità agli altri e ti va anche di fare un due passi con due o tre persone. Poi due o tre persone diventano 10 e oggi siamo 50. Mobili, io c'ero dalla prima edizione, è nata così spontaneamente da questa associazione, ci siamo aggregate anche altre persone come me, è nato da questo, dalla curiosità, dico oddio ma andiamo tutti insieme a vedere le cose, è stato bellissimo, abbiamo fatto edizioni che c'erano 100-150 persone nel 2018. Quelle uscite per esempio fuori porta si fanno, dice sai andiamo a Tropea, andiamo a vedere non lo so Piedigrotta, e invece qua a Nicastro ci sono mari palazzi, a parte l'abbazia, però dico ci sono palazzi a Nicastro, ci sono palazzi a San Biase, se no uno pensa che parliamo solo di Nicastro, ci sono dovunque. C'erano delle persone, giovani soprattutto, no? Che ti ricordi abbiamo preso anche l'elenco delle persone, dice quando lo rifate ci dovete chiamare, poi c'è stato il Covid e tutto quanto. Cioè, è interessante invece proprio stimolare tra le zone circostanti le visite vicendevoli, perché se stimoli quello, cioè ci può essere una guida stabile che ti porta a visitare questi palazzi e che porta chi viene qui da altri paesi dell'area circostante. Ma sarebbe anche appunto una forma di lavoro, perché io penso d'estate, no? Ci sono turisti, io voglio portare dei turisti in giro. I lamettini a girare nella città, ma appunto stimolare questa cosa perché diventa poi un circolo, no? Cioè. Io so che quest'anno arriverà un sacco di gente, ancora più degli altri anni, è tutto pieno, ci sono prenotazioni fino ad agosto, quindi cioè, può essere anche un buon indotto, perché no, lo fanno in altri posti, facciamolo qua. Ripeto, quando si va in giro molte volte uno non sa dove andare, quindi avrebbe bisogno di avere almeno, non dico un ufficio informazioni, però qualcuno che ti dica guarda, se vuoi stare a Nicastro perché non ti vuoi spostare, puoi comunque vedere la parte storica e qualcuno che ti racconta. Dovrebbe essere una Proloco proprio qui a Nicastro, che è comunque bisognerebbe creare questo circolo, come dicevo, dove dalle zone circostanti vengono qua, noi andiamo nei luoghi circostanti dove c'è questo scambio culturale continuo, non si deve mai fermare una cosa del genere. Il turismo che si può fare tutto l'anno, perché poi... Non è da trascurare un altro aspetto, perché l'aspetto storico, quando viene qualcuno da noi, è bello che noi informiamo le persone che vengono, facciamo vedere l'aspetto storico, ma noi abbiamo puntato molto, infatti qui abbiamo qualcuno che ci ha aiutato da questo punto di vista, Anna Maria, abbiamo fatto una guida in cui c'è l'aspetto storico, ma non dimentichiamo quello enogastronomico, perché per alcuni aspetti dice mamma mia vado a fare vedere i palazzi eccetera, però poi c'è il momento della rilassatezza che è accomunata proprio dal far conoscere quelli che sono i nostri prodotti, e anche lì c'è cultura, c'è storia. Sì, emozionale, non solo la storia. Non ce l'hai qua, gliela facciamo vedere, ce l'aveva Antonio. E quindi abbiamo raccolto anche miti, leggende, gastronomia, tutto, e poi la descrizione di tutti i luoghi.
Speriamo di ristamparla, ancora ne abbiamo però. Ma va ristampata. L'abbiamo già fatto, ecco. Quello che potevamo fare l'abbiamo già fatto. E allora confidiamo in una ristampa e una divulgazione. A questo punto magari metterla all'aeroporto, metterla alla stazione, perché chi viene, oppure anche nelle zone, nei ristoranti piuttosto che negli alberghi, perché chi alberga magari a Lamezia e non sa veramente cosa fare, che non è che come sei a Roma, che c'è la piantina di Roma e dove c'è il Colosseo, la cosa qua, avremo bisogno di una piantina dove ci sia la cartina e ti dica dove andare. Ragazzi, scusate, io sto spoilerando allora qualcosa che era già stato fatto. No, c'è già. Ci ha bloccato perché comunque era in ampia diffusione, noi ancora ne abbiamo copie. Anna Maria potrà provvedere poi eventualmente alla ristampa, perché è fatto veramente, è una guida emozionale, perché è fatta veramente con il cuore, perché ci abbiamo, lei soprattutto ci ha messo, noi abbiamo più o meno dato delle idee, ecco, però abbiamo insistito molto da questo punto di vista, ed ecco perché c'è questa unione. Io parlo dell'aspetto enogastronomico. Alcune volte qualcuno mi dice, allora facciamo tutto a tarallucce e vino. Non è così. La gente deve mangiare, deve bere, deve pure, insomma, soffermare. Tarallucce e il vino va bevuto anche in una location che sia storica, che sia di vita passata, ma che dia proprio fermento, e soprattutto che ci sia questa benedetta rete dove ci siano tutti che possono contribuire, le associazioni, i consorzi, i produttori, la rete per fare turismo. Da soli non si va da nessuna parte, basta. Io sono abituata a viaggiare, no? Quando vado in un posto visito sempre, cioè mi occupo di interessarmi in quel posto, quali sono le ricette del luogo, quindi la parte gastronomica, l'arte e la parte religiosa, quindi le chiese, i monumenti, e quindi anche qui si potrebbe fare la stessa cosa, ma a livello regionale prima di tutto. Perché? Perché abbiamo dei posti che sono interessanti, ma non interessantissimi, non capitemi male. E quindi il primo interesse lo dobbiamo creare a livello regionale, cioè dobbiamo essere noi a ricercare le nostre radici, occuparci di quello che era il nostro passato, visitando i luoghi circostanti. Quindi tu vieni da Cleto, vieni a Lamezia, ti interessi di quello che... Ah, tu sei di Lamezia, ok, quindi vieni... Quindi, però già a Cleto tu avrai cercato di conoscere quella storia, come dicevi. Io ho fatto anche la guida a Cleto con la Proloco, abbiamo fatto un percorso dove abbiamo fatto poi alla fine del percorso e anche durante il percorso degli assaggi enogastronomici dei prodotti tipici di Cleto, tipo la cialetta. E io penso che qua, come diceva Rita, ma come diceva anche Anna Maria, specie con la guida fatta da Anna Maria... Ah, eccola qua, scusate ragazzi, adesso facciamo rivedere la guida di cui si è tanto parlato prima. Sì, poi allora io adesso lo rubo questo libro, perché voglio farlo vedere e voglio fare conoscere, e spero davvero che questo libro possa essere ristampato, perché non è soltanto, ripeto, una guida. Da come è emerso è il cuore pulsante di Nicastro, cioè bisogna conoscere non soltanto ed esclusivamente la città attraverso solo un luogo, ma proprio attraverso magari la cultura, attraverso i cibo, perché il cibo è importante, lega le persone. E poi ci sono i ricettivi, che io adesso lo sperimenterò, chissà se ci sono pure le crispelle da qualche parte, ovviamente lo sapevo. Quindi niente, io vi lancio questo appello. Concorrenza al report, Ranucci non... No, ma io lancio il mio appello molto umile, dove dico, conoscete... Un piccolo report. Conoscete Lamezia? No, abbiamo fatto una bella cosa secondo me adesso, perché bisogna conoscere Lamezia, ma c'è chi lo sta facendo e lo ha fatto, vedi, Anna Maria, tu, altre magari associazioni, però questo è un bel modo, cioè così questo libro dovrebbe essere presente, ripeto, negli aeroporti, dovrebbe essere presente nelle stazioni, dovrebbe essere presente negli alberghi, dove albergano persone di fuori, poi vabbè anche nelle scuole, però partiamo da qua.